Beppe Grillo torna a farsi sentire per il terzo Vaffa Day organizzato dal Movimento 5 Stelle, questa volta nella città dell'ex comico ligure, Genova. Attacchi duri nei confronti del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per il quale è pronto l'impeachment, ma anche per l'Europa. Dal palco di Genova, in vista delle elezioni europee che si terranno a fine maggio, Beppe Grillo ha iniziato ufficialmente la sua campagna, rilanciando la volontà del suo partito di fare un referendum sulla permanenza nell'euro. Sono 7 in tutto i punti della modesta proposta, come viene definita da Grillo. Innanzitutto il referendum per la permanenza nell'euro, ma anche l'abolizione del fiscal compact. Tra i punti elencati spicca anche l'adozione degli Eurobond, alleanza tra i paesi mediterranei per una politica comune finalizzata eventualmente all'adozione di un euro a due velocità, oltre ad investimenti in tema di innovazione e nuove attività produttive, esclusi dal limite del 3% annuo di deficit di bilancio. Gli ultimi due punti riguardano i finanziamenti per le attività agricole finalizzate ai consumi nazionali interni e infine l'abolizione del pareggio di bilancio.